Eh, amici appassionati di business, buonasera, ben ritrovati qui a Matchpoint, il punto di incontro televisivo con i protagonisti dell'economia e delle istituzioni italiane. Questa sera siamo in compagnia di Luciano Sbraga, che ringrazio saluto, buonasera. Sì, grazie, grazie a voi, buonasera a tutti. Benvenuto, direttore del centro studi di FIPE Confcommercio. Quindi parliamo proprio di questo eh, questa sera, facciamo un po' un bilancio di quella che è stata... Quest'estate che ormai sta volgendo, diciamo per così dire al termine. Questa eh, un po' la spesa turistica no? che, che si è verificata, eh, quanto gli italiani, ma anche quanto gli stranieri hanno speso presso i vostri, mi viene da dire, esercizi. Eh sì, eh, con rinnovo il buonasera a tutti e grazie per l'invito. Mm, per fare un, un bilancio della stagione turistica, questa che si sta concludendo di fatto in, in questi giorni, l'estate eh, è appena finita, eh, anche se ci, non ci sono ancora dati di consuntivo belli solidi, eh, ci consente però di dire alcune cose. No? Bisogna partire da due pilastri. Uno è che nel turismo estivo gli italiani sono prevalenti sugli stranieri. Questo è storicamente così: Di soli, ci sono più italiani che vanno in vacanza rispetto agli stranieri che vengono in Italia. E la seconda è che il turismo interno, quello degli italiani, è in rallentamento. Eh, sta subendo da, da qualche mese, forse anche dall'inizio dell'anno, un leggero rallentamento. E quindi questo ci quindi porta. Non, a di... non una battuta d'arresto, no, non, ecco. non è una battuta d'arresto, non è una marcia indietro okay. è importante, però un rallentamento. Mm. E probabilmente eh, potremmo vedere poi alla fine della stagione se chiudiamo in pareggio con un piccolo risultato positivo. però i dati che abbiamo a disposizione. Eh, ci dicono che eh, oggi, prendendo giugno e luglio, che sono i mesi su cui ci sono già informazioni piuttosto solide, vedono una, un piccolo arretramento. Settembre, guardando un po' all'andamento del clima, non pare che si possa chiudere in modo positivo, soprattutto per il turismo balneare, che era una componente importante della, eh, del turismo estivo. E quindi manca solo agosto, in mezzo c'è agosto dove noi abbiamo già detto che prevediamo un miglioramento rispetto allo scorso anno, piccolo, soprattutto anche qui per effetto del turismo internazionale che è, fatto, è stato il fattore di traino in questa estate, eh, è cresciuto a luglio. Ha avuto anche il turismo internazionale in una battuta d'arresto a, a giugno, eh, però con eh, settembre le città d'arte eh, dove il turismo internazionale è sempre forte, eh, lì potremmo avere risultati ancora positivi al di là delle condizioni meteo. Quindi io penso che tutto sommato il 2024, la stagione estiva, se dovesse chiudersi con un piccolo risultato positivo sul 2023 o in pareggio, alla pari, pari e patta, sarebbe già un bel risultato, perché vuol dire che abbiamo continuato a recuperare le perdite dovute alla pandemia, eh, non siamo ancora ai livelli pre-pandemia dal punto di vista dei flussi, però c'è un turismo internazionale che fa capire che l'Italia è sempre più attrattiva ed è quello su cui dobbiamo anche fare i conti, perché spesso si trascura un elemento, il turismo internazionale per l'Italia è export, vuol dire esportare, è una voce positiva della bilancia valutaria. Noi abbiamo fatto lo scorso anno più 20 miliardi di saldo, eh, questo è un elemento importante che contribuisce proprio al saldo della bilancia commerciale eh, dell'Italia. Ecco, quindi diciamo che eh, ci sono alcune molte luci ma anche qualche ombra dovuta alla congiuntura, dovuta sicuramente al fatto che le famiglie stanno eh, ricostituendo anche il, eh, i loro risparmi eh, in, questo, in questo anno, li hanno eh, erosi durante la pandemia, hanno fatto ricorso ai risparmi per tentare di mantenere il livello, un livello giusto di vita. Eh, e poi c'è anche l'aspetto non trascurabile eh, che alcune componenti eh, del, eh, della spesa turistica, come tutte, le spese hanno subito ritocchi importanti dal punto di vista dei prezzi. Ecco, questo parliamo... naturalmente ha un effetto anche sulla propensione <ride> Infatti, al consumo. Le volevo fare, direttore Sbraga, proprio una domanda su questo: eh, sì. perché eh, i prezzi stanno rincarando parecchio il caffè? Sta arrivando a dei livelli record. Fare colazione al bar, mangiare fuori diventerà un lusso per pochi? Ma direi di no, io, io penso che eh, i bar, i ristoranti eh, sono, restano un, un settore accessibile e, se mi consente, la direi così: pop dal punto di vista dei consumi. Eh, perché questo? Per una ragione anche. Non perché i ristoratori o gli esercenti delle attività di bar siano dei filantropi, no? non è solo questo l'aspetto, sono degli imprenditori che cercano di fare bene il loro mestiere, ma è anche vero che questi sono settori che si rivolgono anche a una domanda interna che non è quella turistica, quindi bisogna sempre mantenere un equilibrio tra la componente interna e la componente turistica sia nazionale che internazionale, questo invita gli esercenti ad avere sempre un atteggiamento molto attento. Se noi guardiamo all'aumento dei prezzi, perché c'è una cosa che non bisogna dimenticare, quando l'inflazione rallenta non vuol dire che i prezzi scendono, vuol dire che gli aumenti rallentano, ma gli aumenti che sono avvenuti in precedenza si cumulano a quegli aumenti successivi. Che rallentano, quindi l'inflazione si cumula Allora, se noi guardiamo ad un periodo ampio che è il 2021-2024, e eh, noi vediamo che i prezzi di bar e ristoranti sono sotto la linea dell'inflazione generale, non è così, per esempio, per il, per il trasporto aereo che ha subito degli incrementi spaventosi negli ultimi due o tre anni, non è così anche per tutto il mondo dei servizi ricettivi dove gli aumenti sono stati importanti per servizi ricettivi, parlo vado da alberghi, B&B, residence, eccetera eccetera, che sono per un turista un po' la componente hard della vacanza, perché devi trovare un posto dove dormire. Quando sei sul posto puoi scegliere per soddisfare i bisogni alimentari e anche di convivialità, perché andare fuori casa al ristorante al bar non è solo per necessità, anche per per convivialità, lì veramente c'è ampia scelta. Si può scegliere di tutto, si può scegliere dal panino, dall'insalata, da una cena, diciamo, importante e così via. Io penso che eh, il, il bar e i ristoranti, non voglio eh, come dire, fare una difesa di parte, però guardando ai dati oggettivi non siano il problema. Noi abbiamo un caffè oggi che mediamente in Italia costa 1,20 euro. Mediamente, Mediamente, poi okay. ci, sono, ci sono picchi che vanno, che, ma perché? Perché il caffè risente anche di quella che è eh, l'economia locale, no? mm. anche il potere d'acquisto locale. Noi abbiamo un reddito pro capite che al nord è superiore di quello del sud, è evidente che questo impatta sulla dinamica dei prezzi, ma anche perché ci sono dei costi più bassi. Gli affitti di agrigento non sono quelli di Milano. Quindi non è solo una questione di materia prima, di, 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 di trading sulle, sulle commodities, no? Assolutamente no, assolutamente no. E la materia prima ha un impatto eh, non rilevante mm. sul costo di una tazzina. Mm. Quello che impatta sul costo di una tazzina è il costo del, di, tutte le, 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 di tutti i costi del bar, dall'affitto al, al costo del lavoro, alla, alla, a, diciamo, alle utilities, noi abbiamo avuto incrementi dell'energia del 250% tra il 2022 e il 2023, queste sono le vere mm. leve che dovrebbero portare a un eh, aggiornamento dei listini, non è il prezzo della materia prima che ha un'incidenza eh, non, eh, non particolarmente rilevante. Possiamo fare un po' di chiarezza, direttore Sbraga, sul tema, questo è un argomento che mi sta molto a cuore, dei pagamenti cashless, nel senso che ormai tanti di noi pagano o col telefono, o con l'orologio o banalmente col bancomat, con la carta di credito. Spesso quando magari prendiamo, anche tornando sempre al tema del caffè o comunque un sì. panino, una piccola cosa, sospironi, quasi quasi sbuffano, qualche poi c'è cioè, chi è più chiacchierone ti spiega che le commissioni, le co Qual è la verità? Cioè, le banche stanno venendo incontro agli esercizi, le commissioni sono state ridotte o azzerate o no? Guardi, le dico le cose come stanno veramente e lo ripeto fuori proprio dagli schemi di appartenenza. Allora, il tema dei noi abbiamo un sistema in Italia che impone l'obbligo di accettare i pagamenti digitali. Adesso sì. Dal 2012, poi nel 2014, e, e poi sono entrate le sanzioni, ma comunque la crescita dei pagamenti digitali c'era stata anche senza le sanzioni. Non sono le sanzioni che fanno da deterrente in questo caso. Lo vuole l'Europa? Eh, eh, dic no, diciamo che l'obbligo è, è una scelta fatta dall'Italia. In altri paesi non c'è l'obbligo di accettare i pagamenti digitali, ma si decide l'imprenditore in una logica di mercato per cui se trova poi un cliente che non ha la possibilità di pagare cashless, sceglie un altro posto, quindi potrebbe perdere il cliente. Allora noi abbiamo l'obbligo di accettare i pagamenti e spesso quando ci sono critiche da parte degli esercenti, dei commercianti, alla, alla, mettendo appunto al centro il tema delle commissioni, si pensa sempre eh, qualche malpensante, non ce ne sono pochi, pensano che dietro ci sia invece la volontà di nascondere comportamenti poco virtuosi. Non, non accetto i pagamenti digitali perché così Le non, basione, faccio, non cose, faccio. Allora no. non, escludo, non escludo, e lo dico chiaramente che possa anche accadere. In qualche caso, o in più casi, qualcosa del genere, perché sono 330.000 imprese e parlare a nome di 330.000 dicendo che non ci sono comportamenti non virtuosi è assolutamente, diciamo, sarebbe supponente da parte mia. Però è vero, è vero e non lo diciamo noi, lo dice la Banca Centrale Europea. L'altro giorno, il membro del consiglio. Cipollone è intervenuto in un'audizione presso la Commissione dicendo che i piccoli pagano commissioni troppo alte, non a livello Italia, a livello europeo figuriamoci poi in Italia. Ci sono dei giganti del pagamento digitale che dettano legge su questa cosa e soprattutto quello che noi mettiamo in discussione non è solo il livello delle commissioni ma la trasparenza e la comparabilità. Se lei prende i fogli informativi sui pagamenti digitali, lei trova dei libri, ma lei può immaginare un piccolo bar che si legge 120 pagine no, di un contratto dove è spiegato quali sono, peraltro poi vengono riportati i prezzi massimi, non i prezzi effettivamente praticati. Allora c'è un sistema che non è trasparente di questo. Sono consapevoli tutti al punto che lo scorso anno eh, a partire dalla legge di bilancio del 2023 è stato fatto un protocollo d'intesa tra le associazioni delle imprese di cui noi facciamo parte, abbiamo firmato anche noi il protocollo come FIPE e i prestatori di servizi di pagamento. Questo protocollo aveva l'obiettivo di mitigare i costi, mitigare i costi delle transazioni digitali eh, della moneta elettronica. È stato fatto un periodo delle offerte per nove mesi dove sono state azzerate le commissioni fino a 10 euro, quasi da tutti coloro che hanno presentato l'offerta, quindi sotto i 10 euro non si è pagato, ma abbiamo visto anche, questa è una cosa che sapevamo, che ci sono ancora intermediari che fanno pagare una commissione fissa non in percentuale sulle transazioni di minor valore. Allora lei immagini se uno deve pagare 10 centesimi, 14 centesimi su una tazzina di caffè vuol dire che il suo margine è azzerato, anzi va anche sotto. Allora non sono alibi, sono dati oggettivi, appunto che questo protocollo probabilmente verrà rinnovato ancora ma con un obiettivo che non è quello di chiedere sconti, ma di avere un sistema in cui sia possibile fare la comparazione dei costi. Lei si è, mi ha chiesto una domanda perché ci sono mille comparatori no? sulle utilities, sui mutui, non ci sono comparatori sui servizi della moneta elettronica. Per quale ragione? Non perché non c'è l'esigenza, perché non ci sono i dati, non ci sono i dati che potrebbero alimentare quei comparatori e noi dobbiamo arrivare invece ad un sistema in cui un imprenditore è in grado di dire scelgo A perché mi conviene oppure scelgo B, C, D, E. Questo oggi non c'è. E cosa si può fare però materialmente? Cioè anche la politica può fare qualcosa perché d'altronde anche le banche giustamente non fanno nulla per nulla. Ecco, azzerare le commissioni forse è un po' una, una chimera. No, noi sappiamo che dietro i pagamenti digitali c'è una filiera che ha dei costi, quindi è chiaro che ci sono dei costi. Dietro che vanno sostenuti, però vogliamo che questi costi siano in qualche modo resi più trasparenti e soprattutto i, gli imprenditori. Non bisogna dimenticare che le piccole imprese sono eh, assimilate ai consumatori finali, secondo la logica europea. I consumatori finali oggi, quando devono scegliere un conto corrente o un mutuo, hanno il TAEG hanno l'ICC che è una sorta di indicatore che consente di dire questo mi conviene più di quell'altro. Noi vogliamo arrivare a un risultato okay. come questo. La politica Perfetto. sta lavorando, diciamo, con la legge di bilancio è uscita questa cosa del tavolo tra associazioni e prestatori di servizi e pensiamo di andare avanti. Voi vi sedete spesso al tavolo con la politica? Eh, sì, beh ovviamente siamo chiamati, soprattutto quando ci sono questioni rilevanti che riguardano dal lavoro, dal, anche dalle, dal, da, da, da altre questioni che riguardano il fisco e così via. Assolutamente certo, sì. Certo. Um, rimaniamo in tema um, tecnologie e transizione digitale che sta rivoluzionando non solo in questo ambito, in generale il mondo dei pubblici esercizi. Ci sono delle opportunità, ci sono dei rischi, e come. Eh, si immagina che sarà il ristorante del futuro? Allora, ehm, la tecnologia è, è uno strumento, non è un fine: serve a migliorare le performance delle aziende e questo vale anche per le piccole attività. Noi ne vediamo già degli esempi. Vediamo eh, casse che sono più evolute, che consentono anche di fare da gestionale, quindi di capire come stanno andando le vendite, come sono, i, come sono i prezzi, quali sono i prezzi giusti, quelli non giusti, che cosa si vende di più, che cosa si vende di meno. Eh, ci sono eh, ovviamente anche eh, la tecnologia che entra, per esempio, nelle cucine con i forni connessi, con le attrezzature connesse che vengono gestite da remoto e manutenute da remoto. Ci sono anche i robot che sono in qualche modo entrati anche nelle sale di qualche ristorante più come sfida diciamo, di promozionale, anche come azione promozionale, e poi si scopre che invece possono alleggerire i lavori ripetitivi lasciando al personale di svolgere l'azione che è quella di relazione con il cliente, che è l'azione più importante, no? che crea l'atmosfera giusta. Però ci sono anche dei rischi, anche dei rischi perché l'utilizzo delle piattaforme oggi si basa su un rapporto che è squilibrato tra le grandi piattaforme e una piccola impresa. Non c'è anche lì trasparenza, noi stiamo lavorando, proprio ieri c'è stato un incontro con la GCOM che sta lavorando sul, per migliorare il rapporto tra piccole imprese o imprese in generale e piattaforme. Perché bisogna essere più trasparenti. Parliamo delle app di delivery, per esempio. tutte le app okay. di delivery, sì. ma anche di prenotazioni online, c'è sì. ah, eh, cioè, certo, tutto certo, questo certo. sistema qui, ma anche di ricerca, motori di ricerca che devono essere più chiari nei termini e condizioni, devono rendere accessibili le, eh, diciamo, le informazioni prima che si faccia il contratto, e prima che si faccia il contratto non vanno acquisite le informazioni dell'impresa, è vietato. Mm -hmm. E quindi queste cose sono importanti fino ad arrivare a gestire per noi una situazione che è sempre più complessa e complicata che riguarda il tema della reputazione digitale. Sto parlando delle recensioni. Noi oggi non siamo in un contesto in cui può fare una recensione chi ha fatto l'esperienza. Chiunque può scrivere una recensione anche se non ha fatto l'esperienza. Questo non va bene in teoria sarebbe vietato anche dai regolamenti comunitari però tra il dire e il fare ancora c'è molto, molto molto da fare. Beh, sappiamo che lì c'è quasi una borsa nera delle recensioni, te le compri positive, gli elemandi negativi, insomma è veramente una giungla. E lei ha detto bene, ma la giungla è l'effetto di un sistema che non funziona. Perché c'è la compravendita? Perché è possibile fare recensioni senza fare l'esperienza. Ma non basterebbe, dico una banalità, segnare a fine pranzo c'era un codicino con dire con questo codice mi puoi lasciare la recensione senza quel codice non si può assolutamente sì sono, sono tante le cose mm. sono tante le cose naturalmente bisogna fare i conti con i grandi del, del digitale che hanno altre logiche dove loro lavorano per quantità certo. non per qualità e eh, però l'obiettivo vero è quello di arrivare ad un sistema in cui c'è una prenotazione questo è il mio punto di vista non, eh, non, è, non è personale, lo dico anche come federazione, però potrei essere poi smentito anche dalla evoluzione tecnologica, che è quello di associare alla prenotazione e alla visita poi la recensione, un po' come accade nel mondo della ricettività, dove la recensione si fa dopo che hai fatto l'esperienza. Serve la norma, diciamo ovviamente. E purtroppo sappiamo che non è così e molti vengono penalizzati. Sì. Eh, poi c'è tutto il fenomeno adesso degli show televisivi. No, che vanno anche un po'. E lì ci sarebbe da aprire una parentesi che non abbiamo il tempo, purtroppo, ma è interessante. Ecco la situazione: un po': vediamo, ehm, direttore qual è la situazione sul fronte turnover, nuovi esercizi. Esercizi che aprono, esercizi che chiudono. Eh, se c'è un bilancio positivo? In sì, senso. il bilancio diciamo di solito il bilancio presenta sempre un saldo ne negativo. Mm -hmm. Sono più quelli che chiudono che quelli che aprono. Però poi ci sono anche dentro dei cambiamenti che non entrano nelle cessazioni o nelle nuove iscrizioni. Quindi, e quindi è parziale la lettura. Più, a, più chiudono e meno aprono, no? questa è una lettura parziale, quello che conta invece è un altro dato importante, che è il, il numero delle cessazioni a distanza di 5 anni dopo l'apertura, e lì vediamo che c'è un tasso di mortalità ancora alto, eh, quasi del 50%, ma questo accade perché ehm, c'è un approccio troppo semplicistico a questo settore. Eh, che è anche avvalorato da alcune da comunicazioni che spesso sono approssimative, che fanno intendere che se sei un bravo cuoco, se sei un bravo eh, esercente nel fare il caffè, appunto un buon caffè, sei anche un bravo imprenditore. Purtroppo non è così. Oggi quello che conta c'è un deficit che bisogna colmare, che è quello di. Eh, competenza manageriale, bisogna essere più bravi a gestire le imprese in modo attento, per questo facevo il riferimento ai prezzi, no? La leva del prezzo va usata in modo attento, se aumentano i costi i prezzi non possono stare fermi, per una legge proprio banale matematica. Quindi se i prezzi, i costi aumentano, devi avere il controllo dell'aumento dei costi e quindi devi avere strumenti che ti consentono di capire che stanno aumentando in modo importante i prezzi ma non ad occhio in modo scientifico e intervenire sui prezzi questo è evidente oggi purtroppo si fa ancora una gestione che è un po' diciamo affidata al buon senso non è un fenomeno generale per fortuna stanno cambiando anche qui le cose ma molto spesso si apre un bar pensando che sia un'attività semplice è un'attività comunque complicata anche perché Ce ne sono 140.000 di bar in Italia e quindi ne hai uno affianco all'altro. Se non sei bravo, eh, i clienti vanno altrove. Quindi la concorrenza, la competizione è molto serrata. Insomma, diventa a volte un po' un'attività di, di ripiego. Non trovo lavoro, mi apro un bar, non è così? È no, mestiere. no, non è così. Eh. Non è così. È stato così per molti anni, è una sorta di settore rifugio. Eh. Eh, eh, però bisogna se si fa si deve fare con le competenze giuste, che non sono solo competenze ehm. professionali eh. che le, dia, le diamo per acquisite no? anche se poi non, non sono so, sempre ehm, scontate. Ehm, però sono anche competenze di gestione di un'impresa: cioè gestire correttamente il personale, l'organizzazione del lavoro, la motivazione del personale, il turnover, no? anche la, capire se conviene aprire tutti i giorni oppure no. No? perché anche lì fare il rapporto tra costi e ricavi, insomma è un'attività, la comunicazione, la comunicazione che oggi è anche digitale, certo. no? diventa una leva importante, allora anche lì devi sapere, ora l'imprenditore non può saper fare tutto, certo. però deve anche affidarsi a figure magari che ti danno una mano a gestire alcune alcune aree. E vanno gestite, vanno amministrate, esatto. no? quindi la classica battuta Io come cucini bene potresti aprirti un ristorante, insomma sì, sì, sì. non è sufficiente è quello La C'è una battuta diciamo. nel mondo della ristorazione eh, che fanno proprio i ristoratori, se vuoi del male a qualcuno digli di aprire un ristorante, ecco. no? questa è una battuta forse anche un po' esagerata, eh, però la dice lunga su quella sulla mm. complessità. Certo, un altro tema direttore molto importante di grande attualità si parla tanto di lotta agli sprechi, no? Allora lo spreco alimentare. Eh, se ne è parlato in cronaca in questi giorni, in Italia cresce del 45% ogni anno. Come si fa a combattere questo fenomeno? Se ci sono delle best practice che sarebbe bene utilizzare, proprio perché è una cosa anche etica fondamentalmente. Ma guardi, noi siamo molto impegnati su questa cosa, abbiamo fatto una campagna eh, la stiamo ancora continuando, non c'è un termine. Una campagna di comunicazione sul tema dello spreco alimentare. Abbiamo lanciato già prima della pandemia il, il cosiddetto rimpiattino, che sarebbe la doggy bag all'italiana. All Abbiamo voluto cambiargli anche nome: rimpiattino a due, due valenze. Una è il rimpiattare, me la porto via e rimpiatto a casa. Il rimpiattino per quelli che hanno la mia età, eh, magari i più giovani non lo sanno, era anche il gioco del nascondino. Perché, perché il gioco del nascondino? Perché nel chiedere, per esempio, ad un ristorante di portare via le cose che uno lascia nel piatto, spesso c'è imbarazzo, è vergogna. Un po' un tabù. Sì, c'è un po' di vergogna, mm. di imbarazzo. Mm. E noi vogliamo superarla. Abbiamo fatto il rimpiattino, un contenitore molto divertente. però naturalmente il tema dello spreco va oltre. Per noi è anche diciamo ha una valenza anche simbolica e di messaggio perché riteniamo che lo spreco maggiore nel campo alimentare non avvenga sui piatti dei ristoranti perché auspichiamo insomma che chi ordina le cose lì a Di Massima se le mangi anche eh, per lo più quindi non le lasci nel piatto c'è uno spreco che avviene nel canale domestico che è molto importante perché si sprecano i prodotti freschi eh, si lasciano, si trascurano la conservazione, non è corretta, si fanno scadere, eh, non si guardano bene le etichette dove c'è la differenza fra da consumare preferibilmente e la scadenza, che sono due cose molto diverse. Su questo stiamo lavorando, stiamo lavorando, abbiamo, sosteniamo come sistema ConfCommercio e anche come FIPE l'osservatorio West Watcher International proposto dall'Università di Bologna, e, e pensiamo che il mondo della distribuzione e della ristorazione possano fare molto anche in termini di comunicazione, però bisogna partire anche da un'altra circostanza, oggi non ci sono dati puntuali su, di misurazione dello spreco, spesso si confonde il rifiuto con lo spreco, sono due cose diverse, se io prendo un pollo e butto, mangio il pollo, butto le ossa, quello non è spreco, quello è un rifiuto alimentare. E, eh, eh, oggi anche a livello, a livello di Unione Europea ci sono dati che circolano invece che mettono tutto insieme e allora se vuoi de fissare dei target li devi fissare a partire da un, un dato certo che sia quantomeno attendibile. Eh beh, insomma, anche perché c'è anche un'app, ora non la nomino per non fare pubblicità, ma anche proprio per, le, per i prodotti in via di scadenza, no? perché lì è un grosso spreco. Sta per scadere o è appena scaduto. Però magari insomma, ancora qualcuno se lo potrebbe consumare. No? Sì, noi abbiamo fatto un accordo proprio con una per di queste, la GTO con, soprattutto. Con, una, con questa una di queste app la sì. più nota, sì. proprio che è quella delle, delle buste o bags eh. che si possono ritirare ad un prezzo Infatti. conveniente. Per non buttare le cose che sono ancora buone e che le, sappiamo che le persone le utilizzano e non è solo per un problema di risparmio, anche di sensibilità. Quindi, pensare che le persone comprino quel tipo di, di contenitore solo perché risparmiano, bisogna sapere che non sanno cosa c'è dentro perché si chiama Surprise Bag, quindi è a sorpresa il contenuto, ma è sicuramente una sorpresa positiva, mai negativa, perché trovano delle cose eh, a prezzo vantaggioso. Questo lo fanno anche per non sprecare le cose ed è giusto che si faccia perché noi diciamo sempre che il cibo non è una merce qualunque, non è come un foglio, un foglio una penna, eccetera, è un condensato di valori culturali, sociali, ambientali e così via e va rispettato. Posso fare una piccola polemica, tu poi no. naturalmente lei mi risponderà a Tone eventualmente non è soltanto il cibo che viene sprecato perché è lasciato nel piatto che poi chissà come mai alla fine quando il cameriere ti chiede c'è un posticino per il dessert quello per allora è il dessert però il posticino lo trovi Ciano. ma a parte questo è anche il cibo che sprechi col modello dell'olio che can eat mi scusi se sì, lo dico sì, 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 cioè sì, sì. questa moda di mangiare anche ben più di quello che mangeresti solo perché tanto comunque paghi una cifra fissa e quindi ti riempi la pancia e non è secondo me un modello etico e forse ancora sostenibile. Poi sono, è un mangione per l'amor del cielo, però tante volte è proprio anche quello lo spreco, non solo che lasci ma che ti, che ti, 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 ti mh, gozzovigli con cose di cui forse... Ma guardi, io eh, le rispondo con una nota. Nel modello di ristorazione italiana non c'è lo, lo you can eat, è una cosa che abbiamo importato, non fa parte del modello, la, la cucina italiana è la cucina del giorno dopo come base. Degli no? Avanzi, degli, no? Eh. Anche negli avanzi ci sono piatti famosi che vengono no? fatti partendo certo. da avanzi che non sono scarti, e questo bisogna dirlo perché sennò no qualcuno pensa è lo scarto, no, allora certo. no, sono eh, diciamo prodotti buoni che però possono essere utilizzati proprio facendoli, manipolandoli, trasformandoli in un modo diverso. Ci sono piatti famosi. Che fatti con questi avanzi, quindi noi non abbiamo la cucina dell'abbondanza. La nostra è una cucina che viene anche dalla valorizzare quello che è rimasto, no? per non sprecarlo. E questo la dice lunga su come noi interpretiamo oggi formule che sono invece vanno in una direzione diversa. Io credo che eh, su, da quel versante lì non si andrà molto lontano. La tendenza invece è tornare a una cucina che è quella del giorno del giorno fatto in modo intelligente eh, e questo è il futuro. Chiudiamo con una cosa che le chiedo personalmente perché è una tematica molto importante per chi vive soprattutto nelle città turistiche come me, come lei che vive a Firenze, vive... Sì. Um, vai a mangiarti un panino in un bar in centro, pur essendo abitante, residente di quel posto, vieni trattato esattamente come un turista. È possibile ragionare secondo lei su una card, un qualcosa che si presenta alla cassa e eh sì, caro esercente, guarda non farmi la pelle, perché sono abito qui, perché se no diventa una, una eh, accomunare tutti sullo stesso livello. Non posso pensare di andare al bar, prendermi un hamburger e spendere 40-50 euro. Ed essere trattato come un turista che magari quando è in vacanza, tra virgolette, vuole anche permettersi lo sfizio. Allora le rispondo e eh, non voglio eh, divagare e non voglio neanche agire eh, cioè, se, 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 se è fattibile e se è giusto. Allora, io penso una cosa: che eh, nel mercato c'è sempre un rapporto tra domanda ed offerta. Se io ho la coda di clienti davanti al locale, alzo i prezzi e la coda continua ad esserci io non posso dire di aver sbagliato, io sono, faccio l'impresa che non è speculazione, vuol dire che il cliente che non è stupido, perché se no diciamo che il cliente non capisce, il cliente ritiene che quel prezzo sia congruo per avere quell'esperienza, per valori materiali, valori immateriali, simbolici, però se continua a frequentare un posto di fronte ai prezzi che, che crescono, vuol dire che riconosce a quel posto un valore e che e quel prezzo esprime quel valore. Allora, per questo le dicevo prima che le attività di ristorazione sono anche rivolte ai residenti e quindi sono molto attente. Poi è vero che dove c'è una pressione molto forte di domanda turistica, molto spesso ci si specializza su quel tipo di domanda. Allora bisogna fare in modo che ci siano anche attività invece che si specializzino, al contrario, sui residenti, io non credo che sia un problema di carte perché non è il prezzo che viene fatto, non è un prezzo speculativo per i turisti, è un prezzo che i turisti sono disposti a pagare, perché se io vado in Nord Europa e pago oggettivamente 3,90 euro per un caffè ad una macchinetta, se vengo in Italia e trovo il caffè a 1,20, penso che me lo stiano regalando, quindi... Le dinamiche sono molto più complesse, allora più che la card, perché se no sembra che facciamo prezzi differenziati per turisti e no, bisogna fare in modo che ci sia, ci sia anche un'offerta che sia orientata di più al mercato perché mm. non ha la pressione che ha quella turistica. Dove se lei trova, diciamo, ci sono mm. esperienze qui in centro, a, poco, a, pochi, a pochi passi da voi, dove ci sono code di 100-150 metri davanti ad alcuni locali, come fai a pensare... Che quello non abbia un prezzo giusto se c'è una coda. No? E probabilmente, se dovesse ritoccare i prezzi, avrà lo stesso la coda di 100-150 metri, ma per lei magari non va bene perché lei ha un consumo più frequente. Non va lì per mangiare un panino perché è in vacanza, va lì perché stacca dalla pausa, pausa pranzo, da... no? eccetera. Quindi deve trovare posti. Per fortuna abbiamo un'offerta ampia dove c'è di tutte, io credo che lei possa trovare quello che fa al caso. Quindi solo. la soluzione è la diversificazione. Diciamo è la diversificazione, ecco. sì, è la, è la, diciamo, la pluralità dell'offerta, dei format e questa è la garanzia di un mercato competitivo, di un mercato adatto a tutti. Va benissimo, grazie allora grazie direttore Sbraga, grazie, grazie per essere stato in nostra compagnia e allora avete eh, potuto avere questo... Uh, pano questa panoramica diciamo, sul mondo degli esercenti, degli albergatori, ristoratori, bar che eh, tutti i giorni diciamo, abbiamo tutti o da turisti o da cittadini a che fare con queste realtà che fanno parte fortemente del nostro tessuto, anche sociale, perché a volte anche andare a prendersi un caffè a bar è anche un modo per fare due chiacchiere, per scambiarsi un sorriso. Io vi invito a restare sintonizzati sul 410 Digitale Terrestre e settimana prossima un altro appuntamento col sottoscritto per incontrare e dialogare con i protagonisti del mondo dell'economia dell'impresa italiana. A Matchpoint!